Cioè, lo stadio italiano esiste perché tu sia più sano degli altri. Io abito a Milano, vi garantisco che non è vero. Non è vero. Perché tu sia più contento degli altri. Ma dove? Perché tu sia più ricco degli altri. No. Perché tu sia più giusto degli altri. Ma neanche per idea. Non si può costruire uno Stato sul massacro di metà Stato del meridione. Non è possibile. E a questo punto, cominciando a farti domande, il cosa e il perché, da solo, senza maestri, senza chiedere a nessuno, ti accorgi che dentro di te c'è una potenzialità che all'inizio si presenta come disobbedienza. Non ho voglia di obbedire a questa roba, però devo, bravo, continua pure perché sennò vai nei guai. Però quella parte dentro di te diventa interessantissima col passare del tempo e cominci a fare domande su un sacco di cose. Quali sono le controindicazioni? Innanzitutto, dopo un po' di domande, tu sei cambiato. Puoi far finta di niente per qualche settimana, però un giorno apri il guardaroba e dici: chi ha comprato questa roba? Chi ha mai messo questa roba che c'è nel mio guardaroba? Io, quando dalle foto risulta che l'ho messa io, ma non è possibile che abbia messo questa roba, non mi somiglia. Poi guardi il guardaroba e dici: anche l'armadio non mi somiglia per niente. E già la spesa aumenta, perché cominci, devi per forza comprarti abiti diversi. Poi quando vedi l'armadio, devi comprarti un armadio diverso. Il colore delle pareti non ti piace più. E qui diventa impegnativa la cosa. I mobili dell'IKEA che hai preso non ti piacciono più. Il coniuge che dicevo prima comincia a suscitarti gli interrogativi. Cosa c'entra con me questa persona? Naturalmente i coniugi in tutto questo ragionamento non sono mai dalla mia parte in questi casi, a meno che no, non siano qui presenti. Nel qual caso può darsi, capita a volte questo miracolo, che le due persone sono abituate a vivere insieme così bene che continuano anche la loro scoperta insieme. Io conosco pochi casi del tipo, però può avvenire. Non si tratta ancora di fare, si tratta solo di farsi domande. Se tu scopri che la macchina è una prigione e inquina e ti esclude ed è un'arma e tra l'altro è fatta in modo, pensate come è stata pensata male questa bestialità. Chi è che prima della macchina poteva spostarsi in questo modo? Gli aristocratici, nella carrozza. L'aristocratico cosa fa? O è molto attivo, il cardinale Richelieu, oppure è molto ozioso. In entrambi i casi ha molto potere. Può permettersi di essere ozioso perché ha un sacco di soldi. Può permettersi di essere attivo perché ha un sacco di soldi. La macchina data a una persona che non ha tantissimi soldi e non ha tantissimo potere, che cos'è? È un'aberrazione. Tu sei chiuso lì dentro come un aristocratico, ma non lo sei. È innaturale. Non si tratta di fare, tu ti sei solo posto la domanda. Adesso guardi la macchina, ti ricordi come la guardavi prima e vedi come la guardi adesso. Non hai la risposta sul cosa fare, non lo sai assolutamente. Tornare ai cavalli, andare a piedi, prendere solo treno, non lo so, non mi importa, non sono così intelligente. L'importante è che mentre guardo la macchina mi accorgo che io non sono più quello di un quarto d'ora fa.
E come vedo diversamente la macchina, vedo diversamente il lago, vedo diversamente le sedie, vedo diversamente le persone intorno a me. E sono molto colpito perché io sono un altro. Sono diventato un altro. Con la domanda, l'esegesi ha questo enorme vantaggio della realtà, che senza leggere niente obbligatoriamente, dici però per sapere il matrimonio devo guardare su internet. Sì, guardo su internet, non è un leggere quello, guardare. Ma non importa che ti leggi Hegel, Kant, non importa, è complicato. Il modo così semplice, ponendoti domande, e io ne ho fatte pochi di esempi, si può continuare all'infinito. Perché le porte adesso sono rettangolari e nel Medioevo avevano l'arco? Me l'ho mai accorto? Perché il treno, non so se avete mai fatto caso, il treno va all'inglese, cioè la rotaia di destra viene qua, la rotaia di sinistra va in là, vi siete accorti? Mentre sulle strade in Italia la rotaia di destra, la strada di destra va in là, la sinistra è qua. Cioè, non mi è accorto questa cosa. Nel momento in cui te ne accorgi, tu diventi un altro. Un pochino col treno, tanto col matrimonio, tanto con lo Stato italiano, tanto con la macchina. E a forza di diventare un altro, hai una perdita continua di certezze. Prima avevi un sacco di certezze, ora non è più neanche una. Però un aumento vertiginoso di libertà e di curiosità. Ne va un po' di mezzo l'autostima, perché prima tu dici, ma io prima sapevo chi ero e mi stimavo, ho fatto 3 corsi, ho speso in tutto tipo 1300 euro, adesso ho un'autostima pazzesca basata su quello che sapevo. Se mi togli quello che sapevo, io 1300 euro li ho spesi per niente, perché l'autostima non ce l'ho più, perché non so più chi sono. Ecco, qui c'è un problemino sull'autostima, sapete che è un'idea buona, no? L'autostima inglese, self-esteem. Però quando viene applicata al fine commerciale diventa perde, no? Perde. C'è questa etica del profitto, ne riesco a parlare sicuramente, no? Attualmente l'Occidente è nei guai, secondo il Dalai Lama, secondo il Papa, secondo il Rabbino Capo dell'Italia, tutte le persone che pensano un po', l'Occidente è nei guai perché c'è il profitto. Sapete cos'è il profitto? Magari non lo sapete, però lo vedete continuamente. Il profitto è chi produce delle cose si pone come scopo che il maggior numero di persone gliele compri. No? Dice, è normale? No! Non è normale. In una società sana io produco delle cose per le persone a cui queste cose servono. Se tutte le persone a cui queste cose servono me le comprano, io sono ragionevolmente ricco. Non mi importa diventare ricchissimo, perché tanto la vita è quella. Se voglio diventare proprio ricchissimo, produco tanti tipi di cose che servono a tante persone. Invece adesso c'è, io produco una cosa che deve essere comprata dal maggior numero possibile di persone. Come faccio a ottenere questo risultato? Guardo come sono fatte le persone. Le persone mediamente non sono tanto intelligenti. Allora, se io faccio una cosa molto bella, non la capiscono. Devo farla bruttina. Però devo dire che è bella, ma non devo dire che è bella in modo bello, perché sennò quelli non intelligenti non mi capiscono. Devo dire che è bella in modo bruttino. Se io faccio così, divento molto ricco, fallo anche tu.
lo fanno tutti e per cui tutte le cose sono intorno sono bruttine. È terribile. E quelle cose che ti interessano, raffinate, eccetera, devono essere antiquariate. E vai a trovare da qualche parte. Però sei fuori dal mondo in quel modo. Nel profitto, che è quello che sta distruggendo adesso l'Occidente, no? Perché sapete che l'Occidente dal punto di vista economico è destinato alla fine, perché non si può produrre e vendere, produrre e vendere, produrre e vendere in continuazione. A un certo punto nessuno te le compra quelle robe. E allora finisce di colpo, bisogna produrre, vendere, inventare e cambiare, produrre, vendere, inventare e cambiare. È diverso, però inventare e cambiare non c'è più, c'è solo produrre, vendere da un po'. Allora, quando si entra in questa dinamica del profitto, anche le idee buone diventano stupide, bruttine diciamo. L'autostima, che era molto utile per i depressi, cioè tu prendi uno che ha cercato due volte il suicidio, non c'è riuscito, che ha problemi perché ha la prostata così, che ha avuto un tumore al seno, eccetera, e gli spieghi l'autostima, quello poi sta meglio. Però sono pochi. Per vendere l'autostima bisogna spiegare alla gente che ne hanno bisogno tutti. Per cui vai a prendere qualcuno che fa una vita normalissima e gli dice: stimati così come sei. Sei mediocre? Fregatene, stimati. E uno si stima. Ci mette un po', deve fare due corsi, perché dice: guardi, però io mi metto l'ite nel naso. Fa niente, va bene così, stimati. Il primo corso non capisce, il secondo capisce. Allora posso? Vai tranquillo. E uno comincia a costruirsi il suo mondo di autostima che ha una controindicazione. Se tu hai una buona autostima non puoi più fare niente, perché qualunque cosa tu fai ti mette in discussione. Perché se tu fai qualcosa di nuovo, vuol dire che quello che c'era prima non ti bastava. Allora c'è qualcosa della tua stima che ti mancava. Se no non avresti fatto la fatica di fare qualcosa di nuovo. Se hai fatto questa fatica vuol dire che prima non ti stimavi. E allora quei 1300 euro dove li metti? Ecco, l'autostima è un bel blocco di questo tipo. Perché tu ti autostimi e poi sei immobile. Non fai più domande, non capi più. Invece se cominci a farti domande ti stimi pochissimo e continui a pensare: ma va che pirla, non mi ero accorto prima, ma proprio scemo. E ti accorgi che parli di te al passato, il che è bellissimo. Ti accorgi che continui mese dopo mese, settimana dopo settimana, a fare la cosa più bella che esista, secondo me, che è avere torto. Ti accorgi che prima avevi torto. E non ti stimi per niente, perché dici: ma come? Per tutta la vita hai detto ti amo le persone, non spieghi cosa voleva dire. Ma che strazio! Adesso però, se tu pensi così di te, tu non sei più te. Sei un altro. Hai ottenuto un risultato che in psicanalisi ti costava 7-8 anni. A 3 sedute alla settimana, 60 euro a seduta minimo. Dopo diventavi un altro, poco, però diventavi un altro. E invece qui lo tieni pochi giorni, diventi un altro. Come faccio a spiegarlo ai miei suoceri? Non spiegarlo. Quindi devo mentire? Non necessariamente. Dopo un po' di pratica ti accorgi che le persone intorno a te si dividono in due tipi: i vivi e i morti. I vivi sono quelli che si interessano alla vita e quando vedono qualcosa di vivo
gli si illumina lo sguardo. Per cui ti sentono dire delle cose che per te sono vere, è una novità.